Benvenuto o benvenuta all'interno di questo video. Io sono Matteo Petaluga, ideatore e fondatore di Marketing Genius insieme a Fabio Gallerani. In questo video voglio presentare i nostri corsi principali all'interno della nostra Accademia. Questo vuole essere appunto un video di orientamento ai nostri corsi per aiutarti a capire quale può essere il percorso giusto da seguire in base ai tuoi obiettivi e alla tua situazione di partenza. Partiamo allora vedendo i corsi principali all'interno di Marketing Genius. Abbiamo essenzialmente tre corsi principali che sono il corso Social Media Manager, che è un corso di digital marketing. Abbiamo poi il corso All In, che è sempre un corso di marketing digitale. Tra poco vedremo anche le differenze tra questi due. E poi abbiamo il sistema Authority, che è invece un corso dedicato alla vendita, appunto un corso sul posizionamento e sulla chiusura delle vendite. Quindi abbiamo due corsi di marketing digitale e un corso di vendita pura e branding, chiaramente. Partiamo con il corso SMM, il corso Social Media Manager. L'obiettivo di questo corso è aiutarti a diventare un social media manager professionista e acquisire il tuo primo cliente in 30 giorni o meno. Questo è l'obiettivo principale del corso. Andiamo a vedere i dettagli. Sono oltre 70 lezioni, della durata tra i 5 e i 20 minuti ogni singola lezione. Il livello richiesto è base, questo significa che non è richiesta alcuna capacità per iniziare, si parte completamente da zero e non è richiesta alcuna abilità appunto tecnica. Ti basta un computer, realmente una connessione ad internet, e poi tutto il resto lo vediamo all'interno del corso. E è incluso il live tutor, questo è molto importante proprio perché c'è il supporto massimo da parte di tutta la nostra community. Abbiamo i nostri tutor all'interno del gruppo che ogni settimana seguono personalmente gli studenti per assicurarci il loro successo. C'è un gruppo Facebook di supporto appunto molto attivo con i nostri moderatori e sono inclusi anche tutti gli strumenti per poter partire. Tra poco vedremo anche quali sono. Andiamo però a vedere per chi è pensato questo corso. Essenzialmente per giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro digitale con una professione sicura e altamente remunerata. Infatti, secondo me, fare la social media manager è una delle attività più richieste, anzi forse la più richiesta in assoluto oggi nel mercato del lavoro digitale, proprio perché con lo spostamento che stiamo vivendo verso l'online, ormai tutte le aziende hanno bisogno di un social media manager e c'è quindi una domanda fortissima ma un'offerta ancora troppo bassa, quindi è davvero un'opportunità incredibile. È anche ideale per persone che sono alla ricerca di una rivincita professionale, magari questo è il tuo caso, magari vuoi cambiare lavoro, è avere un qualcosa che ti possa permettere di lavorare in più libertà, con maggiore libertà e indipendenza, quindi puoi lavorare da casa anche mentre viaggi per il mondo e non sei legato a nessun tipo di orario perché ti puoi organizzare tranquillamente il tuo lavoro quando vuoi. Ed è anche importante, secondo me, questo corso per chi è attratto dal mondo del marketing digitale ma non ha un proprio prodotto, un servizio da promuovere. Quindi chi parte da zero e vuole conoscere il mondo digitale è un'ottima opzione partire facendo da social media manager, proprio perché non è richiesto praticamente nulla, nemmeno un investimento. Puoi partire completamente da zero anche solamente con un computer e una connessione ad internet. Quindi è un lavoro che ti permette di guadagnare da subito senza grossi investimenti. Andiamo poi a vedere che risultati puoi aspettarti da questo corso. Attraverso il corso SMM sarai in grado di posizionarti nel mondo del lavoro come social media manager professionista, attrarre clienti ed essere pagato dai 500 ai 1500 euro al mese da ogni singolo cliente, generare entrate ricorrenti, ovviamente lavorando da remoto e con totale libertà di orario, ma anche essere pagato per le tue consulenze strategiche. Questa è un'ottima opzione, non sei necessariamente obbligato a seguire personalmente il marketing digitale di un'impresa, con le competenze di questo corso potrai anche semplicemente fare consulenza per aiutare chi vuole spostarsi online a farlo nel modo corretto. Sarai riconosciuto come un esperto nel tuo settore e saprai utilizzare perfettamente tutti gli strumenti del marketing digitale, quindi avrai una conoscenza approfondita di tutti i principali social, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, tutto quello che è il marketing digitale lo saprai dominare con una certa facilità e imparerai anche a far crescere la tua attività nel tempo, imparare a delegare, avere altri SMM che lavorano con te, far crescere la tua attività. Andiamo ora a vedere le aree di studio del corso SMM. Ovviamente, come puoi vedere in questa slide, non potevano mancare i social network con Facebook, la gestione delle pagine Facebook, gli annunci pubblicitari, la creazione di contenuti virali,
Non poteva mancare YouTube con la creazione di contenuti, il SEO, le YouTube Ads e Instagram, la crescita dei followers, la gestione di un profilo Instagram e poi tutta la parte anche dedicata alle recensioni, soprattutto su Google ma anche su Facebook, proprio perché il tuo cliente ha bisogno di una certa reputazione, ha bisogno di aiuto nella gestione anche delle recensioni. Si parla poi di Google Maps e poi ti chiedo in particolare di prestare attenzione alla parte destra di questa slide, dove qui è chiarita essenzialmente la principale differenza con il corso All-In, che vedremo tra poco. Nel corso SMM viene molto più approfondita la parte di branding e la parte di grafica, proprio perché il più delle volte quando inizi come SMM e prendi un cliente, molte volte questi clienti hanno già una presenza digitale, anche se fatta male. Quindi hanno già o un proprio sito, o un profilo Facebook, o un profilo Instagram. E quindi è molto importante capire come fare un rebranding. Ovviamente se ti assumono come SMM è perché vogliono più risultati. Quindi vai a prendere questa persona e gli crei una nuova immagine digitale. Quindi viene molto approfondita questa parte di posizionamento strategico. Cioè ti siedi con il cliente e cerchi di capire che identità dargli online, come comunicare, che stile scegliere. C'è una grossa parte del corso proprio dedicata a questo, oltre ovviamente alla parte operativa, cioè come gestisco i canali di un cliente una volta che li prendo in mano, come faccio a fargli firmare un contratto, come proteggo il mio lavoro, come sviluppo poi la mia carriera da social media manager. Questi sono aspetti fondamentali che vengono approfonditi in questo corso. Tra poco vedremo anche il corso Lean, ma essenzialmente la differenza è questa, io la spiego così, come facendo un paragone con le arti marziali. Ci sono ovviamente le arti marziali e poi ci sono le varie discipline. Quindi è chiaro che la disciplina è la stessa, quindi molti contenuti sono gli stessi nel corso Lean e nel corso SMM, ma l'angolo di insegnamento è un po' diverso. È anche quello che poi andrei a fare con queste competenze. Quindi nel corso SMM si insegnano queste competenze digitali e ti viene spiegato come utilizzarle per portare al successo un cliente e far crescere la tua attività. Nel corso Lean invece queste competenze digitali vengono utilizzate per lanciare la tua attività online o, per chi ha già una propria attività, per attrarre più contatti e più clienti. Quindi chiaramente la materia è la stessa, ma il metodo di insegnamento è diverso proprio perché gli obiettivi sono completamente diversi. Spero che questo sia chiaro. Poi, se sei interessato a capire meglio che percorso scegliere anche in base appunto ai tuoi obiettivi, puoi sempre prenotare una chiamata con un esperto del nostro team che ti aiuterà a capire meglio come muoverti. Comunque, queste sono le cose principali. Una cosa molto importante del corso SMM è anche il fatto che abbiamo deciso di includere tutti gli strumenti utili alla crescita della tua attività. Quindi, oltre al corso, qui sono nella pagina con tutte le informazioni, è importante sottolineare che abbiamo incluso tutti gli strumenti. Quindi, sto scrollando rapidamente in basso, qui tra i nostri bonus ci sono le grafiche fatte dai nostri grafici, molto fatte bene, ti aiutano a promuovere la tua attività online, c'è il report già compilato, quindi otterrai questo report in formato Word che è già pronto e per ogni cliente che incontrerai ti puoi veramente presentare in maniera professionale con questo report. Questo report ti permette di fare un'analisi gratuita al tuo cliente per mostrare il valore che gli puoi offrire e aiutarlo poi ovviamente a scegliere te come SMM. Pagina web professionale, anche questa è molto importante ed è gratuita ed è tutto incluso all'interno del corso, quindi hai veramente tanti strumenti, la tua pagina web dà una certa immagine ovviamente come professionista e come extra bonus numero 4 i contratti. Abbiamo investito molto per questo ma penso che sia apprezzato, abbiamo chiesto ai nostri avvocati di preparare dei contratti che ti tutelano come SMM, quindi ti presenti anche in modo molto professionale. Immaginati un possibile cliente che sta cercando un SMM, tu ti presenti con il tuo report gratuito, gli fai una bella analisi della sua situazione social, ti presenti con i tuoi contratti, quindi arrivi veramente da professionista. Poi ovviamente hai anche il tuo sito web. Ci tengo anche a specificare che il corso SMM non è solo un corso, ma è un vero e proprio ecosistema. Quindi un luogo che ti dà formazione, ti aiuta anche durante tutto il percorso e si preoccupa anche di te una volta che hai terminato il corso. Questo secondo me è molto importante. E andiamo adesso a vedere invece il corso All-In. Il corso All-In ha un obiettivo, quello di conoscere tutte le aree del marketing digitale per aiutarti a lanciare la tua attività online con successo. Quindi la grande differenza rispetto al corso SMM, come dicevo poco fa, è il fatto che il corso All-In è più orientato
alle persone che vogliono lanciare il proprio business online oppure chi ha già un'attività e vuole digitalizzarla. Il contenuto sono oltre 130 lezioni, della durata dai 5 ai 20 minuti a lezione. Il livello è base, quindi puoi partire anche completamente da zero e viene insegnato ogni singolo passaggio, vieni proprio guidato in ogni singolo step. È incluso il live tutor, quindi anche nel corsolino avrai una persona che si incarica di darti una mano, poi facciamo spesso delle dirette all'interno del gruppo Facebook dove puoi fare domande e risposte ed essere seguito. Abbiamo appunto il gruppo Facebook di supporto con i nostri moderatori e i PDF anche di supporto con i contenuti principali del corso che puoi guardare tranquillamente quando vuoi. Andiamo a vedere, molto importante, che risultati aspettarti da questo corso. Essenzialmente il corso All-In ti permetterà di acquisire clienti in maniera scientifica ogni giorno per la tua attività grazie al marketing digitale, lanciare qualsiasi prodotto o servizio sul mercato con successo, generare vendite automatiche ogni giorno per il tuo e-commerce o per la tua attività se hai semplicemente un sito web, oppure anche a creare un sito web da zero se non ce l'hai, iniziare un business profittevole con le affiliazioni, creare offerte e promuovere online attraverso pagine di vendita, landing page, email marketing, bot marketing e qualsiasi fonte di traffico. Ti sto parlando di Facebook, YouTube, Instagram, quindi è tutto all'interno del corso All-In. E ovviamente impari a dominare i social network attraverso una onnipresenza digitale. Essenzialmente il corso All-In a cosa ti porta? Ti porta ad essere un marketing genius, quindi se vuoi imparare il marketing digitale per lanciare il tuo progetto online o anche semplicemente per cultura personale, perché abbiamo molte persone che fanno il corso All-In per acquisire competenze digitali, solo per quello. Quindi è veramente la via da seguire, è il corso più completo sul marketing digitale in lingua italiana. Perché hai pensato questo corso? Beh, per titolari di attività come negozianti, liberi professionisti o imprenditori che vogliono aumentare la propria presenza online e attrarre clienti ogni giorno. Oppure persone che vogliono formarsi in tutti gli ambiti del marketing digitale per lanciare un giorno la propria attività online oppure per avviare il proprio e-commerce o anche per networkers o affiliate marketers che vogliono imparare come generare contatti e chiudere vendite in automatico con il marketing digitale. Quindi ripetendo, la grande differenza rispetto al corso SMM è che il corso All-In è più orientato a chi vuol fare l'imprenditore o il libero professionista, quindi chi vuole lanciare la propria attività online o chi ha già il proprio prodotto o il proprio servizio e vuole promuoverlo. Andiamo ora a vedere le aree di studio del corso All-In. Ovviamente, come per Social Media Manager, non potevano mancare tutti i social network, quindi Facebook, YouTube, Instagram, copywriting, come scrivere i propri post, creare i propri annunci, come posizionarsi su Google sopra rispetto a qualsiasi altro concorrente, email marketing, creazione di siti web, creazione di pagine di vendita e landing page e creazione di funnel. Andiamo anche al volo all'interno della pagina con tutte le informazioni sul corso All-In. Qui siamo all'interno del sito di Marketing Genius, proprio perché voglio mostrarti quello che è il programma completo. Qui lo trovi e puoi vedere anche ogni singola lezione, se vai sul nostro sito, ma ci tengo soprattutto a spiegare la struttura di questo corso, che se noti è diviso in step. Vedi, c'è step 1, step 2, step 3, step 4, sono 7 step in totale, che è l'ultimo step dopo l'ottimizzazione. L'ultimo step l'abbiamo chiamato Marketing Genius. Allora, come è pensato questo corso? L'abbiamo pensato in questo modo. Se io devo lanciare il mio prodotto su internet, oppure se ho già un prodotto o un servizio e lo voglio far conoscere a migliaia di persone, come mi organizzo? Quindi l'abbiamo pensato proprio a step. Lo step 1 è la tua immagine personale, quindi vai a cambiare l'immagine che tu hai in questo momento sui social e sul tuo sito magari. Lo step 2 poi è la credibilità, quindi iniziare a lavorare sul copy, su quello che dico proprio della mia azienda per cercare di essere un po' più interessante. Poi andiamo a lavorare sulla creazione del nostro sito, che è il posto dove portare tante persone. Ti insegniamo anche a creare il tuo sito, se non ce l'hai, se vuoi imparare come farlo tu e fatto anche bene. Ti diamo proprio la struttura di come deve essere organizzato un sito in base all'attività che vuoi promuovere, ci sono vari template, ti mostriamo esattamente come installarli e come utilizzarli, è tutto spiegato passo per passo. Infatti diciamo che il metodo di insegnamento è un po' questo, cioè io sono tutto il tempo in basso a destra, come mi vedi adesso, e ti porto all'interno del web a mostrarti click dopo click ogni singola cosa da fare. Quindi una volta che impari ad avere il tuo sito web, impari poi come portare i visitatori. Quindi lo scopo del corso All-In è questo, è avere la tua idea,
avere il tuo prodotto, il tuo servizio o il tuo business da promuovere e sapere esattamente cosa fare per lanciarlo su internet, avere migliaia di persone che ti trovano ogni giorno e quando arrivano sul tuo sito, arrivano sui tuoi social network, avere un sistema pronto per chiudere le vendite. Ti insegniamo a fare tutto questo, quindi questo è lo scopo principale del corso. Ripeto, la grande differenza con il corso SMM, diciamo che la materia è la stessa, quindi le cose che impari, la gestione dei social, sono praticamente le stesse cose, ma sono insegnate con due angoli completamente diversi. Nel corso Social Media Manager capisci come farlo per altre persone e farlo al meglio, per renderle felici, farti pagare di più e come gestire il tuo lavoro, è molto più pratico da questo punto di vista. Nel corso All In invece ti mostriamo come farlo per te stesso, ok? Quindi come andare a ricreare l'immagine della tua azienda o come lanciare il tuo prodotto online, farti conoscere e chiudere vendite. Quindi questa è la grande differenza nell'insegnamento della materia, proprio l'obiettivo finale. Andiamo ora a vedere il sistema Authority. Questo non è un corso di marketing digitale, ma è un corso di tecniche di vendita. L'obiettivo di questo corso è aiutarti ad alzare il tuo fatturato, aumentare il valore della tua azienda e diventare il numero uno nel tuo settore. Vediamo i dettagli del corso, sono oltre 70 lezioni della durata tra i 5 e i 20 minuti l'una. Il livello richiesto è intermedio, perché? Perché per fare il corso Authority solitamente noi consigliamo di avere già il tuo business avviato, proprio perché essendo un corso sulle tecniche di vendita, se non hai contatti di clienti, se non hai già in qualche modo digitalizzato la tua attività, è difficile poi applicarlo, cioè è un corso che ti aiuta come portare la tua attività al livello successivo. Quando inizi a fatturare, quando inizi ad avere i primi clienti che ti contattano, a quel punto il corso Authority ti sarà utile ad andare veramente a livello successivo, guadagnare di più, chiudere più clienti e gestire meglio i contatti che ti arrivano. Tuttavia, se chiaramente non hai già digitalizzato la tua attività, quindi non hai capacità online, è molto difficile che tu possa applicare queste tecniche, cioè devi avere qualcuno con cui parlare, parliamoci chiaro. Quindi è ovvio che se stai iniziando e non hai nemmeno un possibile cliente, non puoi vendere a nessuno, ok? Quindi è difficile applicare le tecniche di vendita. A volte purtroppo vedo questo, persone che ti insegnano a vendere, però non ti insegnano a come trovare le persone a cui vendere, capisci? Quindi l'ideale è prima impara a digitalizzare il tuo business, quindi prima fai il corso Lean, impara bene come, diciamo, attrarre contatti e poi quando già inizi a guadagnare, quando inizi a fatturare, se vuoi migliorare le tue capacità nella vendita, il corso Authority è senza dubbio la via da seguire. Anche qui c'è il gruppo Facebook e ovviamente il nostro supporto. Per chi è pensato questo corso? È pensato per imprenditori che vogliono portare la propria attività a livello successivo, superare la concorrenza e diventare i numeri uno nel proprio settore. Liberi professionisti che vogliono essere riconosciuti come delle autorità e diventare il punto di riferimento nel proprio settore. E ovviamente chi ha già un'attività avviata e vuole aumentare i propri fatturati. Questo è l'obiettivo principale del corso. Andiamo a vedere le abilità che imparerai all'interno del corso Authority. Imparerai come gestire i contatti, chiudere le vendite, creare degli upsell, quindi vendere di più ai tuoi clienti esistenti, a fare un rebranding, quindi un riposizionamento, che è molto importante, proprio perché quando vai a livello successivo probabilmente dovrai cambiare anche il modo di trasmettere il valore del tuo prodotto o del tuo brand, o anche di te stesso. Chiaro che quando inizi, per esempio, non so, sei un consulente, puoi chiedere 20 euro l'ora, non so, per dire. Poi ovviamente quando hai già 1000 clienti, inizi ad essere più forte, devi chiederne 500 di euro l'ora. Ma come lo comunichi questo? Tutto questo è spiegato all'interno del sistema Authority, che è il corso per portare la tua attività a livello successivo. Andiamo a vedere le aree di studio del corso Authority. Si parte dal brand positioning, come avere un'identità chiara e trasmetterla ai tuoi clienti. Si parla poi di personal branding e di company branding. Questo è molto importante proprio perché nel momento in cui vuoi aumentare i tuoi fatturati, devi avere un'identità chiara e i tuoi clienti devono riuscire a percepirla. Cioè devono percepire che sei il numero uno o comunque sei uno dei migliori nel tuo settore. Quindi è molto importante fare un rebranding per chi vuole portare in alto la propria attività e riuscire a trasmettere tutti i propri valori al possibile cliente. Copywriting, che è proprio la parte di come scrivere queste cose, come creare il proprio messaggio e farlo sapere ai propri clienti. E poi è molto importante tutta la parte di gestione dei contatti e di psicologia e chiusura della vendita che viene affrontato da Fabio. In questa parte del corso Authority si parla di come gestire i contatti.
L'errore che fanno tanti imprenditori e anche persone brave con il marketing digitale è che arrivano i possibili contatti, quindi arriva il possibile cliente che ti scrive un'email o un messaggio o ti telefona e poi la vendita viene bruciata perché non siamo in grado di qualificare il contatto. Fabio allora all'interno del corso Authority ti spiega come individuare la personalità della persona che hai di fronte e ti insegna a farlo sia via chat che via email o anche di persona. Ci sono proprio vari tipi di personalità e una volta che hai capito che personalità è il tuo possibile cliente, riesci a dare sempre la risposta giusta e questa persona senza esitare acquista i tuoi prodotti o servizi. Quindi è un corso magnifico, il corso Authority, per chi è innamorato della psicologia della vendita, chi vuole imparare questa capacità altamente monetizzabile della vendita che ti permette di salvarti davvero da qualsiasi situazione e di riuscire sempre a vendere il tuo prodotto o il tuo servizio senza difficoltà. Quindi molto importante. Essenzialmente i valori del sistema Authority sono il posizionamento e la chiusura della vendita, proprio perché se non hai un posizionamento chiaro è difficile che tu possa chiedere più soldi o che possa chiedere comunque tanti soldi per i tuoi prodotti o servizi se il tuo cliente non vede il valore. Quindi si lavora prima sul rebranding, sul riposizionamento della tua attività e poi una volta che arrivano i possibili clienti su come chiudere ogni singola persona con facilità. Molto molto importante. Ripeto, il corso Authority è consigliato per chi ha già la propria attività avviata, quindi ha già dei potenziali clienti e vuole andare al livello successivo. Ripercorrendo un po' i nostri corsi, tornando alla slide iniziale, rieccoli qui. Corso Social Media Manager, indicato per le persone che amano il marketing digitale e vogliono farsi pagare per le proprie competenze. Corso Lean, dedicato a chi vuole lanciare il proprio business online, creare la propria attività online oppure vendere attraverso il web i propri prodotti o servizi. E il corso Authority, dedicato alle persone che vogliono imparare le tecniche di vendita e di branding per portare la propria attività al livello successivo. Questi sono i nostri corsi principali, lascio anche qui l'email del nostro supporto per ricevere maggiori informazioni, eccola qui, support@bsupergenius.com. Ricordo che è anche possibile prenotare una chiamata gratuita con un esperto del nostro team per avere un orientamento personalizzato. Il link è qui in descrizione e l'email è support@bsupergenius.com. Grazie per aver partecipato a questa lezione di orientamento e ci vediamo prestissimo.